Alessandro Donati, è un periodo davvero particolare per la storia mondiale, io direi, ovviamente coinvolto anche il mondo sportivo, il ciclismo, Bardiani, Faisanè, voi siete fermi come tutte le altre squadre, da una quarantina di giorni, come vivete questo periodo? Allora, questo è un momento particolare, soprattutto per noi che siamo abituati a girare il mondo senza fermarci mai. Quindi tenerci a casa 40 giorni in questo momento siamo come leoni in gabbia. Però abbiamo rispettato le regole e purtroppo c'è questa pandemia che è stata una cosa molto seria, quindi abbiamo fatto ciò che ci hanno chiesto, anche se lo sport professionistico aveva la possibilità di allenarsi. Noi il ciclismo ha ritenuto opportuno fermarsi come l'hanno fatto tutti e quindi siamo a casa. E il momento è difficile perché attualmente abbiamo voglia di ripartire e non sappiamo ancora quando si ripartirà. Stiamo aspettando il decreto del 4 maggio che ci dà la possibilità agli atleti professionisti di allenarsi. Ecco, tu sei uno dei direttori sportivi di questa squadra. Come vivono in particolare i corridori questo momento? Attualmente e fortunatamente ci sono delle piattaforme dove è possibile allenarsi a casa in completa sicurezza. Ci sono queste piattaforme dove vengono organizzati degli eventi con simulazioni di percorsi, salite, anzi sono delle gare vere e proprie. I ciclamatori riescono anche a partecipare, quindi è una cosa molto bella, però ovviamente non sarà mai come il ciclismo su strada e la viviamo un po' così, senza un po' vivendo la giornata senza troppo stress, dai. Giro d'Italia, quello vero. Gli organizzatori l'hanno dovuto per forza di cose spostare a inizio ottobre. Dopo il tour si parla di una possibile partenza il 3 di ottobre. Probabilmente, molto probabilmente, il giro che doveva partire dall'Ungheria sarà tutto italiano. Voi siete uno dei 22 team che parteciperà, lo ricordiamo. Il giro vero bisognerà aspettare ottobre, per il momento è stata messa lì e sperando che verrà ufficializzata e sperando che questa situazione si risolverà e saremo pronti a partire con molta grinta e molta voglia di correrlo. Alessandro, concludiamo con un messaggio che vuoi mandare ai tanti amatori, ai tanti professionisti, agli appassionati abruzzesi di ciclismo. Ma voglio raccomandare, tanto comunque sono stati bravi, in Abruzzo ci siamo comportati bene, abbiamo rispettato le regole, noi ciclisti, ho visto anche gli amatori, abbiamo tutti rispettato le regole, continuiamo così, purtroppo c'è di mezzo la salute, penso che magari è molto più importante di una passeggiata in bici. Aspettiamo un attimo e poi saremo pronti a riabbracciarci tutti, a farci le nostre passeggiate e le scalate in montagna, dai.